Sì, sì, eccomi, sono in diretta dalla libreria Covo di Roma. Sono le 6 di questa mattina e c'è già una fila chilometrica per incontrare lo scrittore Boris Daytona è balzato in vetta a tutte le classifiche con il suo romanzo Ti lovo è un caso editoriale senza precedenti. L'autore del libro ha solo 16 anni? 16 Davvero anni. A quell'età è possibile scrivere un bestseller? È veramente scandaloso che i ragazzi possano leggere tutta questa mondezza. Credo sia un vero talento o solo un'astuta strategia di marketing? Scopriamolo a stelle, stalle e meteore. A 6 anni dall'uscita del suo libro Boris Daytona è stato fermato per guida in stato di ebbrezza. Il giovane prodigio ormai si è ridotto a fallo youtuber. Ma che bello. Eh sì, Daytona ha preso la penna al chiodo e ha aperto un suo canale sul web. Ma ormai è un sacco di tempo che nessuno ha più sue tracce. Ma che sta a scriversi un nuovo libro? Sta a scriversi quel de di Lobo. A 10 anni dal grande successo internazionale, che fine ha fatto Boris Daytona? Lulù, e muoviti a fa colazione che devo infornare la ba. Scusi. Brutto morto schifoso! Cosa hai fatto alla mia bambina? Non sta prima mia! Oh, mio Dio, ma che è fatta? Non t'attardare mai più a toccare mia figlia! Ma chi la conosce? Vai la macchina, vai, da Congibelfest! Pronto, agenti? Buongiorno. Vorrei denunciare un maniaco. Un maniaco! Oh, ma non s'azzardi mica! Questa è diffamazione, ma che sta scherzando? Non state avvicinati perché altrimenti da fatto di mazzare! Ma no, agenti, io non lo sto dicendo a voi, lo sto dicendo a questo maniaco che devo denunciare! Che cosa? Ma... Se va oggi capiti, sì, come non ho capito, sì, ciao! Sparisce, ti derrubato di più! Ma chi se fa più vedere? So io che te denuncio, ma guarda questa, va! Mannaggia questa! Questo si chiama sequestro di persona, se non lo sa! Sequestro di persona! E mo te faccio vedere io! Mannaggia questa! Signò, mi sa che mi sono scordati i pantaloni dentro. Che me li può passare? Signò? Signò? Come ha detto? Ah, e che mi faccio in mutande? Qua veramente mi arrestano, signò! Signò! Oh! Mi ero fatto prendere un po' dalla mano, su! Ma che soffesa? Oh, signò! Signò! Niente, eh? Thank you.
Buongiorno Roma! Oggi è una giornata meravigliosa, il sole splende alto nel cielo, il traffico è scorrevole, nessun meteorite si è abbattuto sulla capitale. Il ciclone Caligola continua a perseverare, ma in serata è prevista una diminuzione delle temperature. Più di un secolo fa in America nasceva l'indimenticabile Louis Armstrong e anche questa mattina noi siamo ancora vivi. La canzone che avete ascoltato era California Sunday di Das e quelle che state sentendo sono le voci di Alberto e Violetta. No, Loris, ma che sta facendo Longo? Dottore, non mi vuole curare. Ma che hai fatto? Perché stai mutando? Vorrei saperlo anch'io. Stamattina mi sono alzato con una pazza isterica che morlava contro. Poi non lo so, guarda, c'ho un mar di testa, mare con piedi. Non hai visto essere al vivaio d'occhio store? No, oggi no. Mi hanno data la giornata libera. Calo fisiologico delle vendite. Ti sei fatto licenziare? Così. Dovevi pagare. Io me ne vado, Non pago, Arrivederci. Andiamo, va. Altro che calo delle vendite. Calo del personale, vorrei dire. Ah, mica è colpa mia se ho il sonno pesante. Ma infatti, la colpa è mia, che te sta ancora a priesse. No, a te nella casa, va, che sta una schifezza. Oh, a proposito, io abito dall'altra parte di Roma. E stamattina mi sono trovato quello... è ciao. Ho capito. Che vuoi? I pantaloni. O gazzù. Mi presti i pantaloni? Ma tu sei pazzo, dai tu. Io sto faticando, posso mai stare in mutanda, ci pazienza. Ma poi te li riporto. Il tempo di arrivare a casa. E come faccio? Fagliano. Ma che taglio c'hai, Piccolo camorrista. Ehi, non usare quell'epiteto nei miei confronti, Tra l'altro io non sono nemmeno napoletano. Anzi, io li schifo a qui. Piuttosto, dammi qualche buona notizia. Che ha detto Calabresi? Carit. Arit, quella che dicono tutto quanto. Loris, che se non ero libero? Che se n'arma con un dente? Tu ti rendi conto che Calabrese è il 12° che ti rifiuta? Ce lo rifiuta, vorrei dire. E che siamo una squadra solo quando fa comodo a te, no? Che mi va? No! Noi siamo una squadra quando tu non fa tutte capatoie. Sì, ma gli hai detto che non ho ancora finito? Pure! Quelli già si spaventano vedendo questo. Sì, ma magari glielo mandi in PDF. Così non si rendono conto delle dimensioni. Ah? E poi vanno di moda ora tutti questi book, no? A te ti ci volessero un bel blocco lo scrittore. E invece no. Scrivi. Ma che te scrive? Pulcinella, se tutti ragionavano come te, il mondo non avrebbe mai conosciuto Proust. Caro Scoglio, l'ispirazione ha bisogno del suo tempo, va coltivata, innaffiata, con amore. Loris, tu non fai il contadino, ricordatelo. Tu sei uno scrittore. E poi campà, devi scrivere cose che la gente legge. Perciò vedi di non disoccuparti anche qui. Se no te ne torni a fatica al vivaio. Ancora con sta storia, t'ho detto che non se ne parla. Piuttosto che fa una marchettona mi metto a vendere rose a Villa Borghese. Oh! E poi io al vivaio mi stavo ammiettando. Faccio fatte male. Ti ho preso che eri un bocciolo acerbo e poi niente, soltanto delusione. Pronto? Sì. Sono Scoglio. Sì. Ma scusi tanto, signor, lei sta cercando lo Scoglio dentista o lo Scoglio agente? No, perché... Sì, questo è lo studio dentista, certo. Oggi no, però. Come, perché... Perché non tengo d'entrà, signor? Perché è così, perché... Scusi tanto, signor, per piacere, sto faticando. Sì. Mettiamo caso che... Che tu non volessi scrivere questi quelli. Ma almeno potessi scrivere qualcosa che ha pesa meno nell'elenco telefonico, per piacere. E che almeno tenesse una storia. Pure Nutriller, mo vanno tante. A parte che essenza è Nutriller. Ma sì, ci stanno morti. Sta a pagina 213. Però muore. Ma perché a pagina 213? Cioè, non ha capito! Ma quella è la preparazione.
c'è tutto il discorso psicologico del protagonista, no? La scissione dell'io con l'esso, i momenti prima, verso per... Ah, oh, non mi ho spiegato. Sì, sono Scoglio. Ma sono lo Scoglio agente, non lo Scoglio dentista. Ah, però lei fa male il dente, signora. Certo. Pronto? Ah, ma allora sei un maschietto. Scusa, chi parla? Sorry, ho dimenticato la procedura. Salve, pizzeria. Sono The Lady. Scusi, di che sta parlando? Che procedura? Non saprei che altro dirle. I patti erano questi. Credo che abbia sbagliato numero. Vi tirate indietro? Porti il passero rosso alle 21 al luogo stabilito. Senta, io non so di che sta parlando. Arrivederci. Ah. Pure mal di testa. Signor, a sto punto, si prende un antifiammatorio, esattamente. Abbiamo un problema. Signor, è stato un piacere, buona giornata. Arrivederci. Ma che fai? No, niente, che ha deviato le chiamate del mio vecchio studio su questo numero, solo che mo' mi arrivano pure che lei frate. Senti, ma io alle 21 c'ho qualche consegna? No, tu alle 21 non hai niente, dai tu. Però prima, ti ricordi che cos'hai? Te lo sei segnato pure sul tuo smartphone. Una ciao miseria da tu, ma fai sempre venire fermanata. Alle 17, dai tu, che cos'hai? E che è in quiz, dimmelo. Alle 17 hai la consegna del pezzo per The Passenger. L'hai scritta, eh? Ah, ma perché avevamo accettato? Ah, come no? Ha pure firmato un contratto, cazzo. Sì, ma solo se avessero cambiato il nome della rubrica, lo sai che mi fa schifo. Un nome della rubrica. E alle 19, attenzione, grande novità di oggi, hai l'intervista in radio per il lancio della suddetta rubrica. Sarai ospite del programma preserale di Pierpaolo e Riccardo. Sulle mani! Eh no, Scoglio bello. O sai che quelli mi stanno sul cazzo? Sulle mani, ma che è? Aspetti qualcuno? Sì, Pomiglio. Sto aspettando Pomiglio, dice che è urgente. Per piacere, vada a aprire. Ah, Pomiglio. Ma è vero che vuole diventare buddista? Ma si è fissato queste cose. Carissimo! Loris, che fai qua? Ma come cazzo ti sei vestito? Ma che hai combinato? A me mi fa impressione la violenza, eh? Scusa, Loris, ma non era per te. Era per lo scugnizzo qua. Vieni avanti che risolviamo la faccenda tra uomini. Quale faccenda? Ho spezzato tette. Ma hai promesso il ruolo da protagonista. E infatti, eccolo qua. È tutto nero su bianco, hai pure firmato un contratto. Ah, e c'era pure scritto che dovevano ridurmi così. Perché io non lo sapevo. Così come? Mi prendi per il culo? No, ma non è che mi ricordo per filo e per segno ogni singola riga. Ogni singola riga. Ti sto chiedendo se sul contratto che tu mi hai fatto firmare c'era pure scritto che dovevo interpretare un pollo gigante con gli occhiali da sole che mangia nuggets. Ho fatto finta di andare in bagno e sono scappato dal set. L'aiuto regia mi sta inseguendo, ma nessuno prenderà Pomiglio. Pomiglio vuoi dire? Ah, ne ho un altro. Datemi una calmata. Tu? È la terza volta che mi metti nei casini così. Guarda che è un grande attore, se viene pure da commentare per te, Ragazzi, e qua la faccenda è seria. Lo so che è seria. Ma spezzare niente. Va in bagno a sciacquarti. No, ma non penso che basti, c'è un pezzo del mio dente in mano. Oh, Loris, a proposito, ho incontrato Lina. È incazzata nera. Con chi? Ecco te. Perché? Dice che non rispondi. Io fossi intendere subito. Così mi lasci fare due chiacchiere con lo scugnizzo. Ehi, che hanno quelle parole, eh? Vi ricordo che io sono ancora il vostro agente, fino a prova contraria. E quindi mi dovete portare rispetto. Basta con tutti questi epiteti. Lina carissima! Mi hanno detto che mi cercavi! Ma vaffanculo! Linuccio, cosa c'è?
Sei un disgraziato. Ti ho chiamato 13 volte e non mi hai mai risposto. No, dai, l'avrei sentito, Lina. Ma cosa mi prendi per una rincoglionita? Assolutamente, Lina, ma a volte capita che si sbaglia il numero. E qui... Non ho sbagliato niente, stronzetto. E io che ti ho accolto in casa mia come un figlio. Ho capito, Lina. Ma adesso sono qua. Dimmi tutto. Ma guarda che faccia di culo. Cammina, entra, su. Ad ogni modo sei arrivato proprio al momento giusto. Sto preparando un nuovo componimento poetico. Solo sono un po' indecisa sul titolo. Mi sembra un po' troppo esplicito. E tu che ne pensi? Beh, sentiamolo. Ode al cazzo. Direi che è chiaro. Ma cosa ne sai tu di membri? Vai, vai al lavoro, mi deconcentri. Sento che il mare mi sta chiamando. E Poseidone è pronto a possedermi. Lavoro? A che lavoro? Il giardino, no? Ma come, te lo sei scritto anche lì? Su quell'affare che smanetti sempre? Ah, no. È che mi manca. Dovrei prendere la terra, ecco. E ultimamente al vivaio c'ho qualche problemino. Bello mio, è tutto pronto fuori. La terra l'ho fatta portare da Pompilio. Pomiglio? Tu sei gracilino, no. Lui invece mi dà tante soddisfazioni. È un grande artista. Mentre tu, sono 6 anni che sei a casa mia a farti le pippe e non mi hai mai pagato l'affitto. Linuccio, lo sai che sto scrivendo il romanzo della mia vita. Ma fai quel cazzo che ti pare. Ma fai un bel lavoro al giardino, mi raccomando, un bel lavoro. Vabbè, vabbè, vabbè. Ode al cazzo, ode a te, pendula e molle appendice, che alzi la cresta al vagliore felice. No, 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 felice non mi piace. Finalmente ci incontriamo. Ma tu che cazzo sei? Vuoi fare il furbo? Vuoi fare il furbo con me? Non perché ci sono tante cose che mi fanno incazzare, tipo una birra servita a caldo alla sveglia la domenica mattina. Ma se c'è una cosa che veramente mi fa incazzare, incazzare, sono i ragazzini che vogliono fare i furbi con me. Lo so quanti ne ho io. E non ti muovere, cazzo! Ma chi si muove? Cazzo, cazzo, cazzo! La devi smettere di parlarmi così! La devi smettere! Oddio! Questa storia mi ha fottuto il cervello. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. E non ti permettere mai più di riattaccare il telefono in faccia alla mia signora, capito? Ma di chi stai parlando? I patti erano chiari. Passero rosse di proprietà di The Lady. Ok, senti. Mi fai il sacco, così magari ne parliamo. Scusa, sì, oh, a me dispiace per quello che è successo, però io sta The Lady non la conosco e il passero rosso proprio non so che è. Se me lo spieghi magari te posso dare una mano. A te non te l'hanno mai insegnato le buone maniere, eh? Non si fanno mai affari con gli sconosciuti, mai! Come ti chiami? Loris. Loris, Loris e poi? Loris Daytona. Loris Daytona, lui vuole fare l'americano. E Daytona con la I o con la Y? Allora ascolta, Daytona con la I invece che con la Y. Io sono macina con la M, eh? Ok. Dove abiti? Roma. Roma? Roma.
Roma, Roma! Roma, Roma! Roma, Roma, Roma! Oh, è che è un interrogatorio, ma chi sei? Che vuoi? Lo vedi che mi fa incazzare? Se c'è una cosa che mi fa incazzare, 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 è la gente che mi fa incazzare! E non ti conviene farmi incazzare, perché chi gioca col fuoco, prima o poi, prima o poi, si fa male, molto male! Si brucia! Che brucia? Che brucia? No, dico il detto, chi gioca col fuoco, prima o poi, si brucia. Mi sta prendendo per il culo? Mi stai prendendo per il culo? Ma no, era una cosa così, per scherzare, non ti incazzare. Lo sai perché mi chiamano macina a me? Tutti a me oggi, oh! Io dentro, una cosa, che quando parte dalle caviglie una tenerezza, le caviglie, i coglioni, quando parte io come, ma che cosa io devo essere fatto una tenerezza, io te lo macino! E che te credi? Al liceo mi chiamavano sciacca la difesa! Ti rendi? Ti rendi? Sicuro? Sicuro? Lasciami! Sei proprio un coglione! Mi hai macchiato tutto il giardino di sangue! Sembra che ho sgozzato un pisello, un vitello! Ma so quattro gocce sull'erba. Quattro gocce è un cazzo! Senza contare che ti sei fatto colpire come una femminuccia! Guarda che l'avevo steso, mi ha ingannato il bastardo. Non ti permettere di portare più teppisti in casa mia, eh! Uno non è amico mio, e due, perché l'hai fatto entrare? Veramente sembrava un uomo tanto per bene. Per bene? Ma sarà l'incrocio tra nano da giardino e terrorista islamico. E devi dei soldi? Guarda che io non te li presto, eh! No, signore! Ah, oh, ma che voleva un passero rosso, una cosa simile, boh, non so. Ma perché non sei venuto da me? Cosa? ...1980, la mia prima raccolta di poesia erotica. L'ho scritta dove per passato un weekend in fuoco con uno che si faceva chiamare proprio il passero rosso. Anche se io l'avrei chiamato di più lo sparviero. Con quella cosa enorme che si ritrovava in mezzo alle gambe. Non ho mai saputo il suo vero nome. Il libro non è mai stato pubblicato ufficialmente. Esistono solo 10 copie rilegate a mano. I collezionisti sono disposti a pagarlo oro. Sì, ma se cercavano il passero rosso, perché sono venuti direttamente da te? Perché tu sei una mammoletta. Ma di al tuo amico che se vuole questo libro dovrà passare sopra il mio corpo. Proprio con quelle sue mani così vissute che... Lina, senti, posso farmi una doccia? Non lo so, perché oltre al puzzante sudore, non lo so, sento un odore tipo merda. E ti credo, ti sei ruzzolato nel prato che aveva appena concimato. Ah, ecco. Che schifo. Sì, 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 ma faccio schifo da solo, adesso me vado a lavare, dai. Tu e tutti gli altri comuncoli che state sempre a profumarvi, a spalmarvi crema, a depilarvi. Che schifo. Mi fate scomparire la mia libidine già bassa. Il miglior sesso della mia vita l'ho fatto con un soldato tedesco. Non si lavava da mesi in una trincea fangosa. Che meraviglia. La puzza è ingiustamente sottovalutata. La puzza è verità. Il profumo è roba chimica. E non fa altro che coprire e mascherare il vero odore. Sai perché? Perché la gente ha paura della verità. Perché si vuole illudere di essere diversa dalle bestie. Il profumo è così vuoto e superficiale. Non tiene conto delle centinaia di sfumature che hanno le essenze naturali sprigionate da un corpo. Devo scrivere una poesia. Non vorrei che mi fregassero l'idea. Ode alla puzza. Voi che ve ne andate per le strade in fiore. Altro che concime. Io per me. Questa è proprio merda. I vicoli marci.
Ma che resta schifezza? È l'articolo per The Passenger. Non lo volevi per le 17. Tu non potevi mandarmelo via mail come a tutti i cristiani. La tecnologia, caro Scoglio, è sopravvalutata. Ma poi perché ti sei messo quella camicia? Ah, lascia perdere, storia lunga. Ah, a proposito dei vestiti. Ecco. Questi sono i tuoi pantaloni. Sono un po' sudati e puzzano di merda. Però eccoli. Grazie. Solo che mo' mi sono abituato a stare mutando. E che con questo camice l'aria mi passa da sotto e mi rinfresca che è una bellezza. Lo sai che a volte mi fai proprio ribrezzo? Non ci scherzare, Daito, questi sono problemi dermatermologici seri, sa? Se resta troppo tempo che palle in fosa è capace che mi regni i funghi. Vuoi? È al dente. No, 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 grazie. Mi mangio dopo una gricia da Nando. Senti, piccolo pervertito. Ti dice niente, via dell'uccelleria. Ti serve una serata relax con Ramona, eh? Ma perché tu non sai che c'è sta via dell'uccelleria? Povero fa. C'è il Laguna Blu. Dai tu, lascia ballare Ramona ogni venerdì. Madonna santa, se la vede l'UNESCO la mette nel patrimonio mondiale dell'umanità. Laguna Blu sul cellulare. Ore 21 consegna Lagby. Laguna Blu, Lina, The Lady, Ramona. E il passero rosso? Sta aspettando qualcuno. E che ho chiede a me? Vai a aprire per piacere, dai. No, Scoglio Bello, stavolta non mi freghi, ce vai te. Ehi, Aloris, sto fornendo i maccaruni. Ma sono spaghetti quelli? No, per me questi sono maccaruni. Andiamo, per piacere. Chi è? Sono io. Uè, carissima! Carissima, un cazzo! È da due ore che non mi rispondi. No, perché c'è stato un problema con la linea, è successo un bordello là da voi. Ti ricordi o no che oggi dovevano darmi la risposta? Certamente, l'attesa. Siamo nervosette oggi, eh? E tu che ci fai qui? Abbiamo uno scoglio in comune. Con quale faccia continui a parlarmi? Ma io? Con questa. È fatela una risata ogni tanto. È gratis. Vedo che ti ecciti sempre alla stessa maniera, eh? Fottiti. Beh, guaio, per piacere, fornitelo un po'. Zitto! Andiamo da questa parte! Ci sono spaccato il dente! Vai, si scemo! Per piacere, guaio! L'altra volta nel camerino me l'hai date più forte. Andare da qualche altra parte per piacere, sto in pausa pranzo, cioè. Facciamo una cosa, io adesso vado in bagno, c'ho proprio bisogno di andare in bagno. Quando torno per la metà finista della randella, ma buono! Hai finito? Non so come fa a saperlo, ma in realtà ho appena iniziato. Ma di che cosa stai parlando? Vedi che parla. Hai finito di fare l'eroe? Dipende dall'eroe. Fai lo spiritoso? So che il mio uomo oggi ti ha conciato per le feste. In realtà non è andata proprio così. Ho un ultimatum per te. Ore 21, al solito posto, se non ci sarai. O se non porti il passero rosso. Vedrò di agire di conseguenza. Senta, se... T'ho detto no da sto lato! Sei proprio uno sfigato. Ma che, non è abbastanza...
ma dici per cellulare. Guarda, oggi storia lunga, mi hanno chiamato. Guarda, faccio una cosa. Metto modalità aereo, ah? E continuiamo, eh? E comunque, ora mi scopo Pomiglio. Lui sì che sa fare due cose contemporaneamente. E detto tra noi, non so quanto gli farà piacere sapere che oggi mi è molestata. Avevo un appuntamento col dentista per la pulizia dei denti. Non mi ricordo, ma è oggi o no? Nel 2007 due giovani e brillanti italiani partirono in America inseguendo il loro American Dream. They could have made it, potevano farcela, but they didn't, non ce l'hanno fatta. Loser. Così i due sono tornati in Italia per dimostrare che anche il bel paese può offrire a loro una chance di successo. In diretta dagli studi di Radio Io, Pierpaolo e Riccardo conducono una trasmissione veramente unificante. Ladies and gentlemen, sulle frequenze della capitale, in diretta streaming, sta per andare in onda... Eravamo Stati Uniti. Super Mania! Amici ascoltatori, ben trovati, amici e amiche in diretta. Le frequenze di Radio Io, ma anche sul web, in streaming. Ci potete vedere in questo momento. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti quelli che stanno su internet. Tre ore, ben tre ore, per poi sono tantissimi. Parla piano, allunga il brano. Tre ore da passare in compagnia dei vostri speaker radiofonici preferiti. Eccoli Riccardo. Qua. E Pierpaolo. Questo è l'unico programma romano, di una radio romana, in cui non si parla di calcio? No, di che parliamo? Di che parliamo? Me lo chiedo anche io sempre, così, aria fritta. Intanto qualcuno ci casca, pensa, viene anche ospite in trasmissione. Tipo oggi abbiamo un grandissimo scrittore con noi. Ladies and gentlemen, Loris Daytona! Ciao a tutti. Sulle mani per Loris Daytona! Rito apotropaico, sì. Porta fortuna. Ecco, Loris Daytona è nato nel 1989. Questo è il solito, quelli che sono nati più giovani, sì. Qualcuno più giovane fa sempre così. E poi anche per toccarti un po' il capezzolo, perché fa sempre un po' amicizia. Pensa, all'età di soli 16 anni scrive un libro, Ti Lovo, eccolo qua. Facciamo vedere che schifo, rimane attaccato solo col sudore. Scrive Ti Lovo e questo libro magicamente diventa un caso editoriale italiano. Bestseller. Bestseller, vende migliaia, decine di migliaia, forse anche centinaia di migliaia di copie e viene tradotto addirittura in quattro lingue. Successo mondiale. Mondiale, quattro lingue. Internazionale, diciamo. Ma non è di questo che parliamo oggi. No, perché? No, no. Perché il nostro Daytona da domani sarà sulla nota testata The Passenger con una nuova rubrica che si chiama Dai Roma. Dai da Roma, che leggo sul comunicato stampa. Scusa, Loris. Si tratta di uno spazio giornaliero in cui il noto scrittore romano Daytona offrirà il suo sguardo libero, alternativo, disincantato, ma sempre genuino sulle contraddizioni della città più bella del mondo. Scusa, io pensavo che fosse una rubrica sportiva, però anzi di calcio. Però. Infatti, quello che dico io, il titolo fa schifo. Dai Roma! Dai Roma! Dai Roma! Che però se ci pensi può causarti qualche problema con i tifosi della Lazio. Sono una minoranza, però vanno rispettati. E per fortuna che qui si parlava di calcio, frecciatina. Torniamo su. Sculaccia, allora, Loris, cosa si devono aspettare i tuoi fan da questa rubrica? Ma... che ti devo dire, caro Riccardo? No, la questione è questa. Si tratta di una striscia pomeridiana di poche righe dove non ci sarà tempo né per riflessioni né per particolari pensieri per il genere umano. Non c'è molto da dire. Modestia! Grande modestia di Loris Daytona! Sulle mani per la modestia! La modestia di Loris, bello! 5 minuti senza farlo, non ci sapete sta? Occhio, stanno arrivando i primi sms. Ti va di rispondere insieme ai nostri ascoltatori? C'ho alternative? No, assolutamente. Allora, Stellina92 dice: ciao Loris, sei un mito, sono cresciuta con il tuo romanzo, ho pianto una settimana quando David ha lasciato Ghetta. Io mi sentivo Ghetta. Ma è vero che stai tantissimo lavorando al seguito del romanzo? È vero? Ovviamente no. Scoop! No. Sulle frequenze di Radio Io, Loris Daytona non sta lavorando a seguito di Ti Lovo. Sei cosciente di questa cosa? Stai spezzando in questo momento il cuore di migliaia di fan. A parte che le fan che avevo 10 anni fa spero siano cresciute e che leggano qualcosa di più sofisticato rispetto a Ti Lovo. Ma quello che vi voglio dire, ragazzi,
è che sto scrivendo un vero romanzo. Cioè, quindi stai dicendo che Chilobo non è un vero romanzo? C'avevo 16 anni, l'ho scritto al liceo, per scommessa, così. E poi, per caso, è stato pubblicato ed è diventato un successo editoriale. Te l'hai capito il motivo? Io non ho capito. Attenzione, dubbi esistenziali. Dubbi esistenziali che Loris Daytona ha, che vive con se stesso. Voi, amici, rivolgiamoli, amici, facciamo così, sondaggione. Sondaggione, Loris Daytona, sì, sì o no? No? Ecco, potete scriverci, noi risponderemo quando vogliamo noi. È arrivato il momento di un po' di musica, abbiamo parlato a far sanguinare le orecchie a tutti a casa, quindi un po' di musica. Abbiamo scelto una traccia per omaggiare il tuo libro Ti Love, che è appunto inserita nella colonna sonora virtuale. No? C'è un grandissimo pezzo, successo, ballato in tutte le discoteche, sudato in tutte le discoteche d'Italia e del mondo. Hey David Guetta, torniamo tra poco con Loris Daytona, A posto, ragazzi, non è che sono stato un po' troppo... Perfetto, andai benissimo così, ci piace, bello, okay. Burbero, s'accente. Ma poi il tuo agente ti ha dato un consiglio fantastico a portare in giro questo personaggio qui, che poi il cocerotto, l'ematoma. No, bravissimo, dico, Loris, genio. Di più, se vuoi insultarci, tranquillo, non ci offendiamo, se vuoi... Anzi, perché non seminiamo proprio? Guarda, lo famo una bella rissa, in diretta, guarda, queste cose spacca, famo il botto, te lo dico. Pierpa, ti ricordi la tipa che ha mandato il messaggio? Diceva, mi dai il numero, che poi dopo gliel'ho dato. Guarda che foto mi ha mandato. Guarda che mania. E se dice? Caldo, Ammazza, sprizzi di gioia da tutti i pori. C'ha una faccia. Senti, mi fai il solito. E ci metti pure una bella birra ghiacciata. E non fa il tirchio col guanciale che te conosco, Anando, a quello dammogli la navetta di cocomero. Non ho ordinato dei pantacollant. Scusi, ma che sta dicendo? No, nemmeno degli stivaletti rossi col tacco. Senta, io non ho ordinato nulla, capito? Allora questo è il vostro gioco, Senta, ora mi ascolti bene. Io non so un cazzo del passer rosso. Mettete pronta, sta brutta bastarda! Aspettando che non zitto, che tale sigla. Guarda, non voglio sapere. Hai letto? Hai letto? Adesso è sciolto!
Ah, dunque, ieri sera vuoto totale. E poi stamattina mi chiamano per dirmi di consegnare un posto, certo, passero rosso. E poi scopro che ieri sera è scappato dal carcere di Rebibbia un noto boss romano che appartiene alla famiglia dei Passeroni e che si fa chiamare, indovina come, passero rosso. È tutto strano tutte queste coincidenze. Ehi, schifezzo. Te faccio, ehi, basta. Te faccio chiamare domani da frate, ma vabbè. Mio fratello, hai capito? Ehi, te ne hai! Carmenzi, te ne hai? Pedalare! E vai, no? Oh, mamma mia. Ecco. Ehi, quello. Non mi guarda così, l'ha già avuto chiamare per forza. Tu non hai capito che è successo? Non me ne vado! Avevo un appuntamento al dentista! E io però t'aggeritte che il dottore non c'è! Non c'è! Lo capisci l'italiano? Posso parlare? Mi fai parlare? Parla! Se non sei un dottore, perché c'ho il camice? Che non capisci, Chris? Cioè, non è che è un caso, che è soltanto una questione di forma, una novizia di stile. Cioè, non è che se tenevo mantelle Batman ero Batman. Io, oh, camice, guarda... Minaggi, visti pazzi, ma mago Michael. Io voglio sapere roba che fa. Ascolta, io qua c'ho mezza mafia capitale addosso. Stai tranquillo, eh. Ora risolviamo tutto cosa. E che ne... Come ha detto che si chiama? Valerio Passeroni. Allora, Valerio Passeroni. Valerio Passeroni, detto anche il Passero Rosso, è scappato ieri dal carcere di massima sicurezza di Rebibbia. E fin qua ci siamo. Passeroni, da sempre ritenuto dagli inquirenti uno degli attentatori della famosa strage del 1980, via dicendo, che se non ci interessa. I Passeroni sono il clan rivale dei Laganesi, con cui si spartiscono la città. Capo storico dei Laganesi, tale Laganesi Bruno. Hai detto Laganesi Bruno? Non arrivo scritto. Ore 21, consegna. Ecco. Sì. L'Agpino sta per Laguna Pluma, per Laganesi Bruno. Ok, dunque, dunque, dunque. Allora, Valerio Passeroni, che è il suo rivale storico, è scappato di prigione. E Laganesi sicuramente lo starà cercando, quindi vogliono che io riconsegni Valerio Passeroni a Laganesi Bruno. Ma perché tu sai dove si trova sto Passeroni? No, è questo il punto. Però stamattina Lina mi ha detto che è stata con uno che si faceva chiamare proprio il Passero Rosso. 1900. La mia prima raccolta di poesie era Passero Rosso. Hai appena letto di quella strage del 1980? Bellino l'ha conosciuto proprio nel 1980. E se tutto fosse collegato? Cioè, se il Passero Rosso di Lina fosse veramente Valerio Passeroni? E se il suo libro fosse veramente la testimonianza che Passeroni quel weekend non era a far scoppia bombe, ma a far roba con Lina? Magari quella di Lady, che lavora per Laganesi, sta cercando di prendere tutte le copie del libro di Lina per non permettere a Passeroni di discolparsi. Porti il Passero Rosso alle 21. Vedrò di agire di conseguenza. Passero Rosso è di proprietà di The Lady! Salve, pizzeria, sono The Lady. Sono The Lady. Che se una bella trama per un thriller. Perché proprio non mi ricordo niente da ieri sera. Aspetta un momento, ma vedi qua. Che cosa? Casa sta scritto che sto locale, Laguna Blu, è stata comprata nel 2011 dal nipote di Valerio Passeroni. Sì, ma che c'entra? Abbiamo appena detto che l'Agbi non sta per Laguna Blu, ma per Laganesi Bruno. Allora perché ci tieni scritto l'indirizzo di Laguna Blu un coppo braccio? Magari è il luogo dell'appuntamento. Dove stasera dovrei riconsegnare il Passero Rosso. Aspetta un momento, mi stai dicendo che dovresti consegnare sto Passero Rosso, ossia Valerio Passeroni, un boss della mafia ricercata a mezzo Roma, davanti a uno strip club pieno di gente che appartiene proprio a suo nipote? Potrebbe essere. Magari il nipote è in mezzo a sta storia, te che ne sai? E allora che c'ha zecco lì per lì? Non lo so! E un'altra cosa non hai capito, perché tu non ti ricordi niente? Non lo so, ma che è l'interrogatorio? Ma boh, mi stai appassionando. Qua mi stanno incastrando. Anima. Riduzione del 50% a Laguna Blu per i primi 100 che comprano il coupon. Eh sì, caro Scoglio. Ma non castrato. Vogliono far credere a Laganesi che io so dove è nascosto Passeroni. Così guadagnano tempo per farlo scappare da qualche altra parte. Ieri sera mi avranno drogato. Così che non ricordassi nulla. Quel macina, quella delle, lavorano sicuramente per Laganesi. Oppure appartengono a una gang rivale che vuole Passeroni per qualche altro motivo. Libro di Lina. Va a mucca. Non niente. Sono fornuti tutti i coupon. E poi guarda qua.
La vedi questa macchia rossa? Guarda. Questo è sangue. A me mi pare mirtillo. Mirtillo? Ma che c'entra? Sì, sì, è mirtillo. Torichi. E più precisamente succo al mirtillo Yoda. L'altro giorno al reward me l'ha rivotato tutto un coppo tavolo. Sì. Mistero risolto. Ecco come si è macchiato. Annaccia la miseria. L'aggi sempre ritti che aveva fu poliziotto. E mi mancavano punti per entrare dentro la graudatoria. Sì, ma questo non toglie il fatto che io sia in pericolo di vita. Magari ci stanno spiando proprio adesso. Forse hanno messo delle... carite? Delle cimici. E i cimici? Ma mi piace, ma si è melodrammatico. Bene, pensaci bene. Oggi il nano mi ha trovato a casa di Lina. Come ha fatto se non sapeva che fossi lì? Pomiglio! Pomiglio mi ha mandato da Lina. Loris, che fai qui? Ma che hai combinato? Pollo gigante. Pollo gigante. Contrato Lina. Pollo gigante. A proposito di Pomiglio, io non credo che le faccia piacere che oggi risicchiava da guaglione sui. A parte che io non mi sono chiavato nessuno, al massimo è quella che è saltata addosso a me. E poi io non lo sapevo. Non sapevi che stavi chiavando? No, che era donna sua. Ehi, Loris, beato te che la vita ti capita. Dai, non risponde, che tanto non è per te. Ehi, se qualcuno chiama Scoglio, rispondo. Pronto? Pronto, parlo con Scoglio? Sì, signor, sono chi? Veramente sarebbe mio fratello, però a questo punto qua, mi dica tutto. Ah, mannaggia la miseria, l'è saltata l'otturazione. Sono brutte cose, signor. Sì, pure a me mi è successo una volta. Sì, mi stai mangiando tutto, pure mamma. No, 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 quello cioccolato, signor. Ehi, ma che stai facendo? Che ti pare? Maro, questo non è un cazzo. È un tronco. Sì, ho capito, ma che vuol dire? Guarda che c'è scritto. Ci vediamo alle 21. Aspetta un momento, non sto capendo. Ma mo ti piace un pesce? Ascoglio, questo è un palese avvertimento, un po' come la testa di cavallo nel letto. Per me è meglio la testa di cavallo, perché se ti capita che le rindoliette sta inguaiato. Ma no, è tipo un rebus per dire, ecco, se non porti quello che ti ho chiesto, so cazzi. Anzi, grandi cazzi. Sì, andiamo a me. Tu mo studo o telefonino, dai tu. E leva a schera, così non ti possono rintracciare. Poi a Rob te ne vai da qualche parte, tu stai tranquillo. E vedrai che si risolve tutto quanto. Eh? Non ci pensare, che è peggio. And this? Rispondo. Signora, sono io. Eccoci qua. Scusi tanto, è caduta la linea. No, mi dico. Questo punto. Lo so, l'otturazione, certo. Non ho problemi, signore. Non credo più e volo sopra questi schemi dell'uomo. Per un errore, giustizia è fatta, sono errori di falsa coscienza. Ora apri le ali di cera e vola verso il sole. Per un errore, giustizia è fatta, sono errori di falsa coscienza. Sua è fatta dai luoghi comuni, la la la. Non credo più e volo sopra questi schemi dell'uomo. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Un'altra. T'ho detto che mi devi chiamare così. Ah, vuoi non te cazzare, era una cosa così in amicizia. Ah, amicizia. So tre ore che te conosco e poi detto per inciso, ma ero già tre quarti di cazzo. Ah, Jesus. E che se parla così al cliente? T'ho detto che Jesus mi devi chiamare. E poi mi rode il culo che dice che abbi la mia salde palle sudate. Pace, fratello. E non so tu, fratello. T-
ti è. Grazie. Al cazzo. Insomma, come ti chiami? T'ho già detto, ma tanto lo scordi sempre. Comunque, io sono... Lo so chi sei, Tony Scoglio. No, no, in realtà non è il mio vero nome. Era una copertura. Ma mi pare un tipo a posto. Piacere, Loris Daytona. Ma pensa te... Ma chi sei, straniero? Oh, Daytona con la I, no, con la Y. E comunque, scusami per Jesus, solo che insomma pari. Ma scusate che, ma che non ce lo so, mica sono deficiente, lo so che gli assomiglio. Solo che mi dà lavoro. Cioè, io vorrei cambiare look, vorrei farmi i baffi, i capelli, però c'è la gente mia che mi dice a Spartaco, e se te l'hai visto look, che cazzo ti fa lavorare? Hai capito? Trista la vita, eh? Quanto te capisco. E quindi fai attore? Porno, attore. Se vai su YouPorn e clicchi Jesus, i primi 5 schermate sono tutte i mia. Te invece? Da dove vieni? Bella domanda. Stavo cercando un posto dove non ero mai stato e in cui nessuno mi potesse trovare. Così ho girato un po' a Roma per caso. Mi sono fatto trasportare al vento. Quando una certa stavo al semaforo, ho portato lo sguardo a destra e ho letto il cartello birra 2 euro. Ho pensato fosse destino. Così sono entrato, mi sono fatto una birra 2 euro e mi sono detto che potevo essere sicuro. Ma insomma, ma chi mi cercherebbe mai in un posto dove il titolare pare Gesù Cristo? Ancora? E in cui la birra, con tutto il rispetto, sa de palle sudate. Pincioso, sta a parlare uno che de palle sudate troppe le assaggiate. Però qua... Guarda, i clienti miei sono tutti voi cristi. Aspettano due bruscolini a fine mese. Però che gli frega questi? Vengono qua, stanno bene. Bevono una birretta a 2 euro e i pensieri gli passano. Te invece? Da che scappi, eh? Da chi ti ha sfasciato il naso? Scappo. Scappo dalla vita. Scappo dalla vita. Ma Neno, ma che parli come baci Perugina? Senti, io ti fido da due persone. Da quelli che non dicono quello che pensano e da quelli che pensano troppo quello che dicono. Noi romani siamo fatti così. Pane pane viene al vino, vedi che Gesù Cristo c'entra sempre. I paroloni, lasciamoli ai scrittori, no? Parole sante, amico. Senti, lo dà nessuno, O te porto una cosa io che spigne. Nostra zozzeria. E palle sudate come gli ami te. Mi piace proprio tanto, ma cosa vuoi? Ah, ma guarda un po' chi si vede, Il grandissimo Ercole De Falco, Loris, è sorpresa a vederti. La sorpresa è tutta mia, caro. Ma senti, io mi domando, no? Perché un raffinato mecenate come te possa frequentare questi luoghi, No, non ti spiego. Sono venuto a trovare il mio amico Julio, questo è un giovane regista, sì. Ma vi conoscete? No? No. No, te lo presento io. Lui, Julio De Lima. Questa è una giovane professoressa del cinema latinoamericano. Questa, attenzione, lascialo per te, questo non lo fermi più. Parli in spagnolo te? Perché lui parla solo spagnolo. Me piange il cuore, ma no hablo español. Ci penso io. Este es Daytona Loris, grande scrittore italiano. Non pensa alle coincidenze. A un certo punto io sto parlando del progetto che sta preparando per un film ambiziosissimo qua in Italia e mi chiede se conosco uno sceneggiatore. Guarda caso che ti incontro proprio te. Io non sono sceneggiatore. Oh, bado. Sceneggiatore e scrittore è la stessa cosa. Grazie. Prego. Io vado pazzo questi cosi verdi, guarda. E vedi? Guarda come si mangia. Questo che io lo metto in bocca, no? Mi assaporo il contenuto con calma, tranquillo. Poi, con tocco da maestro, guarda che faccio. Non sputo volgarmente il nocciolo, no? Ecco, lo estraggo con due dita. In modo che resta sto saporetto d'oliva che è a fine del mondo, no? Che è una cosa proprio. Juan cercava uno sceneggiatore. Non si chiamava Julio. Julio Juan, che te frega, questo è il terzo mondo. Puoi contare la storia della pellicola?
Lo piace, ragazzo? Vabbè, non è giovane, lascio fa. Senti, se no, la storia è pazzesca, è questa. Senti, resti appiattito sul pavimento. È la storia di un uomo sciancato che vuole rivedere il figlio dopo 10 anni. In realtà non l'ha mai visto. Capirai, a moglie. In bestialità. Questo è scomparso per 10 anni. Lei si è dovuta sorbire. E i pannolini, e i papi, tutte queste rotture di cazzo pazzesche. Questo, invece, l'unico sforzo che ha fatto è quello di essersela ingroppata. 10 anni addietro era pure embriaco fradicio. Adesso pretende l'amore incondizionato del pupo. Vabbè. Dopo un po' di perplessità, insomma, lei cede all'insistenza di questo sciancato e li fa incontrare. E mo, tieniti forte, arriva il bello della storia. Il padre dice al figlio che lui è un viaggiatore dello spazio-tempo. Senti, che è rimasto incastrato nel futuro durante un viaggio che ha fatto poco dopo che il figlio è nato nel passato. È assurdo. Ma il bello è che il figlio ci crede. Mo arriva la parte forte. Lui non è stato nel futuro, ovvio, no? Troppo allucinante. Lui è stato 10 anni in manicomio, è matto, scocciato e fuori di testa. È ritornato perché c'ha un tumore al cervello grosso come un chihuahua. C'ha i sensi di colpa, se ripresenta il figlio, che deve morire. Finalone terribile, musica triste, funerale pomposo, ma lasciamo il finale aperto, se vi è bene. Così il pubblico si spreme le meningi per capire se lui è veramente un viaggiatore dello spazio-tempo o un mentecatto che è stato in manicomio, capito, pazzo totale. Insomma, questa è la storia. Ma perché l'uomo è sciancato? Senti, io già, no, già lo vedo, che te cambia d'idea, di la verità, dai. T'ho detto, non sono uno sceneggiatore. Ascolta, per questo film, per il protagonista, ci vuole un nome di richiamo, un... Hai presente quel... Oddio, non mi... Quell'attore che ha fatto quella... Ercole, perché non pubblichi il mio libro? T'ho pubblicato 10 anni fa, è stato pure un best seller. Senti questo. Non ti sei una cosa che non sapevi. Sai da che deriva best seller? Cioè, i migliori film di Peter Sellers, tipo La Pantera Rosa, capito? Non lo sapevi? Non parlo di Tilovvo. Vabbè, che c'è, se parli del sequel, è da mo' che l'aspetto. Scoglio, c'ha la proposta sul tavolo da una vita. Parlo di essenza. Vorrei che tu mi guardassi negli occhi e mi dicessi il motivo per cui dopo che ti ho fatto fare i soldi con la pala non ti degni neanche di leggere il mio nuovo romanzo. Allora, se c'è 800 pagine il tuo libro, dai. E allora? Ma dai, ma tu parliamo se chiaro, tu hai scritto un romanzetto rosa leggero di quelli là proprio che se leggono in spiaggia con una mano e con l'altra ti tieni il mochito ghiacciato. Cioè adesso pretendi di spornare il secondo romanzo. Sei grande, sei fantastico. E il secondo romanzo come se fosse un trattato filosofico. Si capisce poi di che cosa parla sta roba. I tuoi lettori si aspettano coerenza. È come se, perché te devo dire, che Cicciolina improvvisamente si mettesse a fare politica. Ah no, quello già l'ha fatto, mi pare. Avevo 16 anni, santo cielo. Sono passati 10 anni. E ancora che mi è stata rompe le scatole con sta storia. Ma che ve costa darvi una chance? I miei fan non saranno cresciuti come me. Siete tutti così attaccati al denaro che non ci avete il coraggio, non ci avete le palle per osare, per uscire fuori dagli schemi. Se c'è tanta mediocrità in giro, lo sapete che vi dico? Che è per colpa vostra. La mediocrità si alimenta giorno dopo giorno, cresce, diventa un mostro. Se vi trovaste davanti Infinite Jest, nemmeno lo aprireste. Perché? Perché sarebbe troppo lungo per i vostri lettori, poverini, che si stancano a leggere più di 100 pagine interlinea doppia. Poi ti fomenti per la storia pensata dal tuo amico Incas del cazzo, che dentro per inciso fa veramente cagare! Vaffanculo, sai che ti dico? Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo al mio successo! Vaffanculo ai miei fatti in merda! Vaffanculo a sta città che ferma dei tempi di Cristo! Vaffanculo pure a me. E sto da retta tutta sta merda qua. Senti, stronzetto! Te me dovresti solo ringraziare, capito? Dovresti baciare i piedi a me e ai tuoi decerebrati lettori del cazzo, se sei quello che sei. Ma tu lo sai quanta gente vorrebbe avere un briciolo di fama di quella che hai tu? Io sarò anche un avido editore legato al profitto, ai guadagni, ma te sei molto peggio di me. Tu c'hai un ego spropositato, grosso come una casa. Ma che cazzo te credi di essere? Che spara a zero su tutti? Che te permetti di parlare di Freud, filosofia? Che pretendi che i tuoi lettori si debbano sorbire se 800 pagine te sei che inventari due? Te hai scritto un romanzetto di merda, letto da arrapate adolescenti imbecilli come te! Sai che cosa sei te? Loris Daytona, già il nome mi fa girare i coglioni a 2000. Tu sei una meteora! Sei un fallito, te lo dico io! Ecco che... Tu sei un fallito! A Jesus, chiama l'ambulanza che questo ti sta a strozzare!
rimangono distinti fra loro. Ma la notte, caro ascoltatore, ha un unico nome. Non farti ingannare dal buio, perché se il giorno ha gli occhi aperti, la notte ha voce e orecchie ben attente. Restate sintonizzati su Radio Io. Sta per iniziare Effetto Notte, la vostra voce sui misteri di Roma. Chiavi, sto cazzo, stanno le chiavi. Che io non l'ho fatta apposta. Cioè, io non lo sapevo che te, Melissa, insomma. Melissa. Scusa, potresti abbassare quella spada, per favore? Non è una spada, è una katana. Vabbè, quello che è! Perché sei così nervoso? Ma come, perché mi stai puttando una katana addosso? Guarda, ti giuro che non ho fatto niente, qualsiasi cosa tu possa pensare. Che dovrei pensare? Tu sei d'accordo con quelli del Passero Rosso? Lei ti macina, è così? Loris, stai bene? Vieni un po' di là, che ti mostro una cosa. Eh no? E mica sono scemo? Che hai combinato qua con tutto il suo sangue, eh? Se vieni di là, te lo mostro. Senti, Pomiglio, ti ricordo che non è una mossa saggia da parte tua. Sarà un attimo arrivare a te. Abitiamo nello stesso palazzo, ci conosciamo, la casa sarà piena delle... Loris, non è il momento per raccontarci... Diglielo! Diglielo che mi avevo ammazzato, diglielo! E perché dovrei? E voilà! Questi? Di la verità, sono o non sono il miglior vicino di casa che tu possa desiderare? Senza il mio udito sopraffine e la mia katana, questi dovrebbero svaligiato casa. Sai, non pratusa sul set di Banzai Samurai l'anno scorso, non so se hai visto il film quando... Sì, ho capito, ma che ci fanno qua? Non lo so, Piccoletto ha cercato di fare resistenza e ha sbattuto la testa a terra. Per l'interrogatorio? Aspettavo te. Batteria della macchina modello Titanus Plus 00195254 e 12 volt. Cavi batteria con sistema isolante 700 ampere, lunghezza 4 metri e dotati di pinze al nickel. Gheggio di bambù affilate, resistenti e spesse meno di un millimetro, provenienti direttamente dalla regione del Guangdong nella Cina meridionale. Spugna in cellulosa idrofila ed extra soffice per la tortura dell'acqua. Con questi parlano sicuro. Ma che vuoi fare? Tranquillo, so quello che faccio. Tra l'altro, la scorsa estate avrei dovuto fare un film con Liam Neeson, quindi so tutte le cose che... Tu sei tutto scemo, togli subito quelle cose, noi non torturiamo nessuno. Ma manca la tortura dell'acqua, papà. Sentiamo cosa hanno da dire.
Da chi iniziamo? Dalla ragazzina, di quell'altro non mi fido. Siete degli stronzi! Come tutto quello che ho fatto per te! Mi dici chi sei? Non ti ricordi di me? Dovrei? Ma certo, ci siamo conosciuti ieri sera! Aspetta, tu sai qualcosa di ieri sera? Doris, secondo me questi non vogliono parlare. Usiamo le maniere forti. Oh, 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 shh! Te stai zitta, smetti di piangere. Guardate che fino a prova contraria siete voi due che vi siete introdotti illegalmente in una proprietà privata. Non è vero, non è vero, io sono venuta a riportarti le chiavi e la scheda che hai lasciato a casa mia. Scusa, che scheda? Cellulare. Eh? Ma ieri sera ho scambiato la mia SIM con la tua e poi questa mattina sei fuggito. Io. Vuoi? Beh, ovvio, sono un attore. Ah sì? Dove posso averti visto? Beh, in questo momento sto facendo il protagonista in un film in costume contemporaneo, ma forse tu mi hai visto in qualche film di arti marziali che combatto con la katana. Mi piace un sacco la katana. Ah sì? Ti piace? Mi piace proprio tanto. E quanto ti piace? Ah, ok, e sta un po' zitto, cioè, aspetta, fammi capire bene. Cioè, mi stai dicendo che io tutto il giorno ci ho avuto nel mio cellulare la tua SIM. E quindi le persone che mi hanno chiamato in realtà cercavano te. Boh, perché ti ha chiamato qualcuno? Sì che mi ha chiamato qualcuno. E cosa volevano? Cercavano il passero rosso. Ah, tranquillo, quella è una faccenda tutta risolta. Risolto, quindi l'hanno fatto fuori. Insomma, tutto... Ma chi? Valerio Passeroni. Criminale, 1980, quello a carcere, B. Ma che cazzo è sto passero rosso? Ma il passero rosso è un uccello, eh? E sappia per culo. Oh, non permetterti di parlarmi così. Cioè, tu mi stai dicendo che il passero rosso è un uccello? Sì, un piccolo uccello rosso che mio fratello mi ha portato dalle Mauritius. E che io ho rivenduto a una signora che colleziona animali esotici. E quindi The Lady sarebbe una collezionista di animali esotici. Conosci Sara? Sara? Sara The Lady. The Lady. Comunque non ti preoccupare, l'ho incontrata stasera al Lago di Bracciano e le ho consegnato il passero. Allora, Lisa, io non ci sto a capire niente. Cioè, tutta sta storia per un passero. E perché mi hai mandato quell'animale a minacciarmi? Ma chi immagina? Ma poverino, lui è tenero, guardalo. Sì, ok, a volte ha dei modi un po' bruschi. Ma guarda che è venuto qui per chiederti scusa, Loris. Avanti, toglietegli quello scotch. Oh. Ah, brutto gorilla di merda! Lo sai dove te la infilo quella spada? Io te la infilo... Non è una spada, è una katana. Non mi sembra molto amichevole. Macina, fai bravo, dai. Avanti, macina. Cosa volevi dire a Loris? Scusami per oggi. Sai, quando io mi sento minacciato divento molto aggressivo. È proprio una cosa patologica. Vado anche dal dottore macina. Perché... Sì, va bene, scusami. È che... Sai, io e la mia crostatina di muore. Domani facciamo un mese insieme. E io volevo farle una sorpresina. Una sorpresina inaspettata. Cucciolo, ti ricordi? Lo sai cosa c'è la settimana prossima, vero? E lo sai quello che mi farebbe tanto, tanto piacere che tu mi regalassi, vero? E allora non deludermi.
Così, dopo tante ricerche nel mercato nero, finalmente ho trovato un venditore. E sembrava andasse tutto bene, ma poi, quando abbiamo verificato la fonte, hai risposto tu! Per fortuna che il mio pasticcino è una vera signora e non si è lasciato abbattere al primo ostacolo che gli capitava. Ma allora sei proprio un cretino. Sei un povero decelebrato. Tu adesso esci da quella porta e non rientri se non hai quel maledetto passero tra le mani, hai capito? Altrimenti questo bel faccino te lo scordi. Grazie. Ovviamente, come ben sai, io ho portato a termine la mia missione brillantemente. Dovevate vedere con quanta gratitudine, con quanto amore mi guardavo. Che meraviglia. Non pensavo potesse esistere una cosa così bella. E tu cosa ci fai ancora lì? Sono le 8. Devi dar da mangiare a Jackie, pulire le gabbie dei procioni. Veloce! E ci ripenso e mi viene da piacere. Mi commuovo. C'è una cosa che mi fa incazzare quando mi commuovo con una femminuccia. Ah, come ti capisco, amico mio. Ma cosa ci faranno a noi le donne? Una volta ti prendono e ti fanno toccare il paradiso con la punta di un dito. Altre volte ti prendono e ti buttano all'inferno. Proprio oggi la donna mia è stata strana tutto il giorno. Era intrattabile. A proposito, Loris, ma vedi qualcosa su Melissa, tu? Ah, no, no, no. Finiamo con loro prima. Loris, lo sai che mi può dire tutto, no? Guardami negli occhi. Pomiglio, affrontiamo un problema alla volta. Quindi ammetti che c'è un problema con Melissa. È successo qualcosa tra di voi? Ok, sì, ok, sì, sì. Ok, oggi ci siamo visti e è successo qualcosina. Oh, cavolo. Non vorrei essere al suo posto. Quindi avete fatto... No, è stata una cosa così veloce. Avete fatto sesso? Ma no! Ma che sesso? Specie di sesso. Senti, calmati, per favore, eh? Ti vorrei ricordare che oggi già mi hai spaccato un dente. E poi ti giuro che io non lo sapevo che tu stavi con Melissa. Loris, lo sai che questo mi fa male, vero? Certo. E lo sai che ti sei comportato in maniera scorretta nei miei confronti? Sì, veramente. Loris, io... ti perdono. E ora abbracciami, che la fregna da sempre pomo della discordia oggi ci unisca. Ma non è una cosa un po' da malati? Ma dai, sono teneri, però. Ma nella gioventù di oggi non la capisco. Sembrano tutti frausci. Vuoi? No, grazie. Finalmente un po' di pace. C'hai fretta? Non più di tanto. Ok, ora con calma, parti dall'inizio. Allora, 3 anni fa ho letto per la prima volta Ti Lovo. Per inizio intendo ieri sera, grazie. Sì, va bene, lo so. Era per dire che quando ti ho visto ieri sera al The Master, ho pensato che dovevo essere troppo fortunata a parlare con il mio scrittore preferito. Cioè, proprio quello che ha scritto Ti Lovo. E quindi quando non guardavi ti ho messo una cosa nella birra. Ma hai drogato? Ma no, era più una cosa tipo di Viagra. Cioè, ma hai dato il Viagra?
Vabbè, pensavo che insomma avremmo fatto... Hai capito, no? E invece tu sei diventato tutto rosso e ti sei gonfiato come un rospo e sei svenuto. Io pensavo che fossi morto, mi sono spaventata una cifra. Per caso sei allergico al Viagra? Ma che ne so, non l'ho mai preso io. Ti consiglio di non prenderlo più, così, tanto per... Comunque, tu sei svenuto e non sapevo cosa fare. Allora ho provato a chiamare una mia amica che ha la macchina, ma il mio cellulare era scarico. Quindi ho scambiato la mia SIM con quella del tuo telefono. Quando Vanessa è arrivata con la macchina abbiamo cercato di trascinarti, ma eri troppo pesante. Allora abbiamo chiesto aiuto a Said. È presente Said? Il cameriere del locale, quello simpatico. Oh, tra l'altro, Said mi ha detto che ha vinto il Guinness dei primati per la grandezza del suo... Hai capito? Io non ci volevo credere. Allora mi ha invitato questa sera per farmelo vedere. Il premio, credo. Beh, comunque, non sapeva dove scrivere. Ha preso un pennarello e ha puntato il suo indirizzo sul tuo braccio. Ecco il motivo della scritta che hai addosso. E del cazzo che mi è arrivato per messaggio? Cosa? No, niente, niente. Ma cioè, tu hai visto il coso di Said? Cioè, nel senso, è grande nel senso che è... Puoi andare avanti, per favore? Insomma... Ti abbiamo portato fino a casa, o meglio, Vanessa in macchina ti ha portato fino a casa mia. Io intanto ho guidato il ciao, ti abbiamo messo sul letto, poi stamattina sono andata a farmi la doccia. Nel frattempo è entrata mia madre in camera, io sono tornata, tu non c'eri più, e poi sono dovuta scappare a scuola perché ero già in ritardo. Scuola? Sì. Ma quanti anni c'hai? 16. C'hai 16 anni? Ma io e te ieri sera non abbiamo fatto niente, vero? Ma no, certo che no. Ok, perfetto. Ti ho solo fatto un pompino. Eh? C'è qualche problema? Cioè, no, non me lo ricordo, sinceramente. Ah no? Se vuoi te lo rifaccio. No, guarda, no, tranquilla, hai già fatto troppo per me. No. Ah. Che c'hai, mo? Ah no, è che non so se vale. Che cosa? È quello che ti ho fatto. Io l'ho già scritto su WhatsApp. Poi mi dicono che sono una bugiarda e che mi sono inventata tutto. Cioè, che cosa hai fatto? Cioè, hai scritto su WhatsApp che mi hai fatto... Ma tu c'hai una fissa? Cioè, tu non ci stai con la testa? Cioè, perché? Perché devi scrivere una cosa del genere? Cioè, queste sono cose intime, sono cose private. Non si possono sbandierare quattro venti. Cioè, non capisco, sta fissa che c'è? Voi adolescenti ti sta tutto il giorno su internet. Cioè, quindi non direi che sono una bugiarda. Ma no, tranquilla, tranquilla. Posso dirlo che ti ho fatto... No, aspetta, c'hai 16 anni, no? Qua mi restano. Lo sapevo che dovevo fare un video. Senti, facciamo una cosa, che lo puoi dire, però solo alle tue amichette più strette, va bene? Va bene. Io devo andare, che domani c'ho scuola. Meglio, va? Ma qual è il tuo nuovo libro? In teoria. Ho letto qualche pagina prima che arrivasse il tuo amico. Ti è piaciuto? Carino, cioè, non è ai livelli di Tilovo, però è carino. Grazie, Sai qual è il problema? Sembra che in ogni pagina cerchi di dimostrare a tutti costi quanto sei bravo, ma non hai bisogno. Voglio dire, se sei riuscito a vendere tipo milioni di copie con una storia, cioè, ridicola, è perché l'hai scritta bene, perché tu sei bravo. Grazie. Vabbè. Io adesso devo andare. Allora arrivederci, scrittore.
scusi perché mi sento scemo e parlo da solo con il telefonino. Allora, è uscito un pezzo per The Passenger ed è piaciuto moltissimo. Perché se c'è una buona notizia. E poi io tengo uno scoop per te. Signor, ma sta cernia 18 euro, ma fa, ma che è torre, ma per piacere, scusi un momento, Loris. Ti stralovo, capitolo 1. Avete mai notato Roma? Sulla città aleggiava un velo di foschia che rendeva Roma a tratti sbiadita e nonostante fossero le prime luci dell'alba, nell'aria c'era già la promessa di un'altra giornata torrida e afosa. Ghetta, a passo lento e visibilmente stanca, camminava tra le vie della capitale dopo una nottata passata alle Master, diretta alla fermata dell'autobus che l'avrebbe condotta finalmente nel letto. Un odore acre la colse di sorpresa, ma non le diede fastidio, perché era uno di quegli odori che sapeva di Roma, di casa. E mentre avanzava nell'aria, che si faceva sempre più rovente, si chiese se qualcuno avesse mai notato come Roma d'estate emanasse odori diversi rispetto ai mesi invernali. Era come se l'afa estiva sprigionasse tutte quelle essenze che l'inverno tratteneva nel suo gelido mantello. Ghetta svoltò l'angolo. Ed eccolo là. L'acredine del piscio dei barboni agli angoli dei marciapiedi. L'odore stantio delle acque torbide, di un tevere pigro. La scia della gomma degli pneumatici strusciati sull'asfalto. Le essenze del mercato all'aperto, sotto il volo vigile di mosche e drosofile. L'acidulo sudore dei pendolari affaticati, su mezzi pubblici affollati e asfissianti. Il lerciume del suolo quasi liquefatto e nebulizzato nell'aria torbida densa di smog. E poi le piante romantiche degli sparuti balconi e l'intonaco polveroso degli appartamenti sgarrupati, il caffè tostato nella torrefazione più vicina, la merda dei cani nelle uole. Avete mai notato Roma? Avete mai notato Roma? Il pane sfornato dal forno dietro l'angolo e nugoli terrosi dai cantieri in costruzione. Gli aliti mattutini di caffè e sigarette e gli aliti di vento come zaffate roventi, rigurgiti dal ventre di Satana. Guarda come sta nel sondosta, stanno pure entrando sondosta. Oh, è qui! Una zingara frugava in un cassone dei rifiuti e Ghetta salì sullo 040. Si accoccolò su un seggiolino e mentre le si chiudevano gli occhi diede un ultimo sguardo alla sua città, avvolta in una luce dorata. Ah, Ciocchi, quando ce l'avevi l'ultima volta al cappello? In testa o in mano? Buongiorno, Roma. Sei tu, la mia essenza. Arrivo, un attimo! Sai cos'è questo? Che è un termometro? No, non è un termometro. Ma che è? Sì, ed è positivo. Ah, positivo? È positivo, è buono, no? Cioè, è tutto a posto. No, al contrario. Scusa, che io mi confondo sempre, cioè se mi dici positivo, allora per me è una buona notizia, allora io penso che tu... Guarda, ora. Dai, respira. No, ok. Allora, facciamo una cosa. Adesso ne parliamo. Persone adulte, responsabili, calma. Thank you.
Pronti? Buongiorno a tutti, siamo in collegamento dalla libreria Cobo a Roma per la presentazione del nuovo libro di Loris Daytona, Ti stralovo. Ci sono molti fan in coda già da questa notte. Ieri però abbiamo raccolto per voi numerose interviste per raccontarvi e descrivervi l'atmosfera che si respira in città, qui a Roma. A voi le clip. No, ma che fanno? No, ci deve essere un fraintendimento. Non mi fanno entrare perché ci stanno un burdello, ma avete capito chi sono, eh? Ti Lovvo ha rappresentato senza dubbio una pietra miliare in quello che è la tipica narrazione a metà tra il picaresco ed il pasoliniano delle periferie romane. Sì, sono grande fan di Ti Lovvo, mi piace un casino. Stralovvo? Mi piace tanto, Loris, l'ho anche conosciuto, pensa che gli ho fatto un po'... cioè, gli ho dato un po' di ispirazione per il suo nuovo libro. Mi ha dato quelle... famose lenti colorate che secondo Karl Popper modificano, a mio dire, la nostra percezione della realtà. Vedo una chi? Ma quel coglione di merda, ma davvero? Come sta a prendere in giro? Io ci andavo al liceo insieme. Loris! Veramente una grandissima persona, un grande uomo. Quello stronzo mi deve ancora pagare gli alimenti. Ho pianto una cifra quando Keta e David si sono lasciati. È una roba forte, eh? Dice che è fantastico, in Inghilterra si strappano le capelli come a Barry, uguale però. Ha scritto un libro strepitoso. L'ho cresciuto io, Lori. In realtà il libro non l'ha scritto lui. Poi? Dietro un grande artista ci sta sempre un grande agente. Capacità massima di sintesis. Vincerà lo strega. No, il libro l'ha scritto Gigi. Sara, dai, ti prego, torna da me. Ma soprattutto la conclusione della rincomposizione. Ma c'era tanto cagato sotto? Cioè, facile, Pippo. Se la mangiava un panino che la portazza. E poi... Dai, ti prego, ti porterò tutti gli uccelli che vuoi. Ti lofo. Tori scoglio. Annacciate, tengo l'occhiato di me. Guarda qua, poi. È uguale, no? Ma io, come no? Che se l'ABC? Tengo pure la pagina Wikipedia. Non comprate il libro di Donna, fa proprio schifo. Non compratelo. Ti odio, Loris Daytona.